Oggi vi propongo una ricetta molto fresca, sfiziosa e ottima da preparare appunto con queste calde giornate. Sono delle mozzarelle ripiene, quindi una ricetta completamente senza cottura. Dipende un pochino quante persone siete. Io me le sono preparate per pranzo, mi sono fatta due mozzarelle, quindi prendete due mozzarelle, intagliate sopra il cappello col coltello e poi con l'aiuto di un cucchiaio eliminate la parte interna che poi io ho utilizzato per farcire un'insalata. In questa maniera fate attenzione a non bucare ovviamente sotto e delicatamente estraete questa parte. Ecco, come potete ben vedere come ho fatto, cercando appunto di non rompere da nessuna parte e di lasciare le mozzarelle integre. Poi prendete una fetta di prosciutto crudo, io eliminerò il grasso perché a me sinceramente non piace, e adagiatelo una fetta all'interno di ogni mozzarella, tipo a rosellina, diciamo. Poi avevo già pulito il melone e avevo estratto delle palline di melone. Ho messo una pallina all'interno della mia rosellina di prosciutto crudo. La stessa cosa fatelo con la seconda mozzarella, la rosellina di prosciutto crudo e una pallina di melone all'interno. Poi ho sgranulato dei taralli al sapore mediterraneo di zio Pasquale, ho messo un po' all'interno, ho preso un piatto da portata, ho messo dentro un po' di rucola già lavata, oppure potete anche metterci dell'insalata come più vi piace. Sopra ho adagiato le mie mozzarelle ripiene, prosciutto crudo, melone e taralli, e ho sbriciolato sopra altri taralli mediterranei per rendere il tutto ancora più croccante. Io non ho aggiunto né sale né olio. Ecco, come ben potete vedere. E le vostre mozzarelle ripiene, prosciutto crudo, melone e taralli mediterraneo sono pronti per gustare per un pranzo fresco, leggero e molto veloce. Ciao a tutti da Dina!